Ma buon salve a tutti! Oggi sono qui su Wish perché boh, ho deciso di guardare un po' che prodotti vendono ultimamente su Wish. Vabbè, tanto sappiamo che razza di prodotti vendono su Wish. Ma ho detto, e se mettiamo un limite di budget e vediamo cosa possiamo comprare con quel budget? Ovviamente non comprerò le robe, guarderò solo i prodotti che hanno limite quel budget. Detto ciò, direi di iniziare subito con questa che mi è uscita in home con 99% di sconto. È importante, ovviamente costa 1 euro, chissà per quale motivo, ed è, credo sia un mantello tipo quello di Matrix. Può passare da 168 euro a 1 euro, cioè super offertona, fa capire la qualità del materiale. Men's Fashion Windbreak Cool Long Coat. E che più ne ha più ne metta. È talmente lungo questo nome che non credo serva a descrivere questa roba. Ma al costo di 1 euro comprare questa cosa, beh, non saprei veramente. Tra l'altro arriva sotto i piedi, cioè potrei cadere mentre cammino. Non mi sembra granché andare vestiti in questo modo. Se la Milano Fashion Week dice questo come moda, perché non comprarlo? Tanto costa 1 euro. Cioè, che fai? Te ne privi dello sconto del 99%? Ma andiamo avanti. È al costo di 7 euro. Che cacchio è sta roba? Ah, un caricatore per telefono. Cioè, tu appoggi il telefono e si carica. Secondo me invece ti fa bruciare la batteria completamente. Uno sconto di 2 euro, top sconto, cioè, si serve veramente per appoggiare il telefono. Aspetta un attimo, questo iPhone è trasparente, mi stanno scammando. Ah, puoi caricare anche gli AirPods. Beh, è utile, è utile, utilissimo, guarda. Io non lo comprerei, fossi in voi. Ah, c'è quella da 10 watt e quella da 15. Ah, ma non può caricare il nuovo iPhone 12. Quindi mi sembra inutile da comprare. Eh no, perché qui c'è scritto una sfilza di telefoni, quindi non credo nemmeno il mio può andare. Vabbè, no, lo comprerei a prescindere, cioè chi è che comprerebbe un prodotto simile? Piuttosto che caricare il tuo telefono, te lo brucia direttamente. Ma andiamo avanti. Che cacchio? Mamma mia, top sconto, cioè 37 centesimi di sconto, cioè. Ah, è una torcia? Non sembrava una torcia. Diverse modalità, tra cui l'SOS che è importante. È la Madonna, 400 metri. Ma che è un faro questo? Non è una torcia, è un faro. Ma che cacchio? Cioè, questo lo useremo per i palcoscenici. Che razza di torcia è questa? Ah, questa torcia serve anche per puntare nelle case. Quando vuoi svegliare la gente, ovviamente, ti metti in lontananza e punti direttamente nelle finestre. Così illumini tutta la casa. Beh, non sarebbe male come idea. Beh, a 3,67 euro, perché non comprarlo? Perché no? Ma che? Questo è scam, una telecamera con la visione notturna 1080p che costa 1 euro, signori, 1 euro. Da 63 euro che costava. Top scam, cioè. Sicuro al 100% che è 1080p questa cam. E sono sicuro al 100% che abbia la visione notturna. Mi puzza un po', mi puzza un po'. Ah, li puoi attaccare ovviamente o al PC o al televisore. È utile, soprattutto in televisione, cioè. Ma chi è che attacca ancora oggi le cam in televisione, cioè. Ah, puoi toccare lo schermo e bucare lo schermo? Non so, l'immagine si muove, che cacchio mi significa questa immagine di un dito su uno schermo? Ah, perché touchscreen. Beh, giusto, i comandi a lato non servono una minchia se touchscreen. Vabbè, devo dire, mi puzza di scam. Poi una telecamera col telecomando, non si è mai visto al giorno d'oggi. HD camcorder, mamma mia, che poi HD sarà tipo 480 renderizzato a 1080. Secondo me c'è qualcosa che puzza. Ah, c'è la versione touchscreen non wifi. Come non wifi? Ma qui mi state prendendo per il culo. Ma qui mi state prendendo per il culo. Qui c'è scritto palesemente wifi, misura touchscreen versione non wifi. Ma mi state prendendo per il culo. Bene, Wish ci vuole scammare. Attenzione, attenzione. Al costo di 2 euro, signori, abbiamo degli occhiali da sole per uomo. Bellissimo. Costa 2 euro. Una pataccata cinese, sicuro al 100%. Ma vediamo. Classic Collection. No. Ah, esistono vari tipi di modelli anche. Perché ci ha messo davanti un iPhone? Come righello lo usa l'iPhone? Vabbè. Guarda quant'è figo. Milano Fashion Week, levati proprio. Comprate tutti questi occhiali
Fighi, che bellezza. Ma non è finito ancora. Questa l'ho trovato ovunque, ovunque. Ed è una pataccata di cam. Una camera da spia. Una di quelle pataccate che vendevano anche in TV. Ah, Full HD 1080, ricordiamo. Ah, il motion detector, che è utile, soprattutto quando ti vengono i ladri in casa, cioè. Ah, lo puoi usare anche per riprenderti quando fai paracadutismo, importante. Ha un angolo di 140 gradi, ottimissimo. La visione notturna, beh, ovviamente se ti vengono a rubare di notte, puoi guardare chi è il fantomatico ladro. Oh, bello sto cavo. Sto cavo non lo vedevo dal 15-18. È così piccolo, guarda che ci sta in una mano. È una cagata questa cam. Sarei curioso di testarlo, voglio vedere se effettivamente è 1080 o... Ci stanno scammando anche lì, che è probabile. Ah, registra 100 minuti, e beh, 100 minuti è il massimo di registrazione di questa cam. Quindi se ti vengono a rubare dopo 100 minuti, hai finito la memoria, non puoi più registrare, quindi ciao. È la cam più inutile che io abbia mai visto. E non ci dice nient'altro. Ma che è sta cacata? Cioè, è una torcia da mettere su un cappello, sulla visiera di un cappello. Beh, perché compressi le torce che si mettono in testa, no, eh? Costano troppo. Oh, questo è utile, questo è utile, signori. Per i vostri muscoli, se avete voglia, anzi, non avete voglia di allenare i vostri muscoli, ma volete un modo easy per allenarlo, easy. E beh, questo è quello che fa per voi. Mamma mia, la faccia di questo uomo dice tutto. Ma che è questa immagine? Fa sembrare altro. Che poi tra l'altro sono PNG incollati qui sopra. Nemmeno fatto con Photoshop, fatto con Paint. Prima e dopo. Che cambiamento. Mi sa tanto che non è nemmeno la stessa persona. Ci stanno scammando anche qua. Ah, ovviamente, importante questa cosa. È una tecnologia che allena sia i glutei che il cervello. Non si sa come, ma allena anche il cervello. Con quale tecnologia aliena siano riusciti a fare tutto ciò. Solo su Wish puoi trovare questi prodotti. Ah, lo puoi usare mentre guardi la TV, mentre cammini, che non sarebbe il top. Mentre studi, beh, giustamente, mentre studi, che fai? Non ti alleni un po' i muscoli? Quindi attenzione quando comprate robe. Io dopo ciò direi di chiudere qua il video perché, boh, è la fiera dello scam Wish. Spero che vi sia piaciuto. Like, ovviamente, importante, fatelo, se no vi vengo a trovare. Seguitemi nei social, importante, soprattutto sul canale Viola. E niente, ci si vede alla prossima.